Buongiorno a tutti, questo è il mio primo video in assoluto che faccio su YouTube. Lo faccio per una questione mia, nel senso che ho bisogno di parlarne, ho bisogno di sfogarmi. Come potrete già aver letto dal titolo, che sapete di cosa parlerò. E ne ho bisogno tanto per me, ma anche in realtà per stare vicino fondamentalmente a chi sta passando la mia stessa cosa o quindi la passerà. Non auguro niente a nessuno, anzi spero che per amor di Dio stiate tutti sempre benissimo. Anche se non ci conosciamo, non mi interessa. Spero che voi stiate sempre tutti bene. Non auguro il male a nessuno, soprattutto dato che ce lo vivo il male. Cosa è successo praticamente? Io a inizio anno ho scoperto tutto questo. È partito a Natale 2020, stavo benissimo. Non avevo niente, ho fatto un bellissimo Natale. Capodanno, uguale. Stavo benissimo, non c'è nessun problema. È stato bene. 4 giorni dopo è iniziato questa odissea, i ragazzi. È molto stancante. Io sono una persona, non mi reputo forte, questo non dirmelo gli altri. Io sono una persona che non si piange addosso, forse una volta, adesso è finita quella storia, già da un pezzo. Non mi piango addosso, anzi, devo essere forte sia per me stesso, sia per i miei genitori, che per i miei amici, che per i miei colleghi. Sta di fatto, come vi dicevo, che io il 4 gennaio ho cominciato a sentire il dolore nella parte pelvica destra. E il problema che pensavo fosse dovuto al mio lavoro, cioè un'ernia, magari ciste, un'ernia soprattutto ovviamente, perché io faccio lavoro nel supermercato, quindi scarica casse pesanti la mattina, la sera, sia su che sotto, destra, sinistra, può succedere un'ernia, cioè non è niente di... Però vado all'ospedale, sono di Como, vado all'ospedale vicino a casa mia e cominciamo a fare prime analisi, cioè il dottore mi fa sdraiare, mi tasta. E mi dice: "Guardi, signor Marco, io secondo me questa non è un'ernia." Cioè lui era specialista proprio di quel settore, fa: "Secondo me questa non è un'ernia. Facciamo comunque le visite di controllo, facciamo la biopsia, facciamo il TAC con contrasto e così via dicendo e scopriamo effettivamente cos'è. Va bene, facciamolo." Allora sono andato, ho fatto tutte le analisi, ci sono volute 2 settimane, se non mi ricordo. Quando ho fatto la biopsia, sì, quando ho fatto la biopsia, mi hanno detto: "Guarda, ci vorranno cos'è, 1 o 2 settimane, una cosa del genere prima di avere i risultati." Molto bene. Allora, ho aspettato il primo giorno, il secondo giorno, al terzo giorno mi hanno chiamato. Mi ha chiamato direttamente il dottore dicendo: signor Marco, pare... anzi, mi dava mai del tu perché non ci conosciamo, tra virgolette. Fa: "Marco, dovreste venire qui perché, cioè, insomma, c'è un problema, non è quello che pensavamo, dovrebbe venire qui." E già lì avevo capito, perché io già il dubbio ce l'avevo. È proprio vero che nessuno conosce il nostro corpo meglio di noi. Sono andato, ho chiesto, mi sono seduto, non c'era nessuno, grazie a Dio, infine, è proprio l'unico, pensate voi, c'era qualcun altro, ma è arrivato dopo. E ha cominciato: "Guardi, non è un'ernia e non è una ciste," come già avevo pensato, ma non potevo espormi, perché giustamente un dottore finché non ha le prove non può esporsi, né in bene né in male, ma è giusto che sia così. È un sarcoma di 17 cm di massa totale. Per chi non lo sapesse, è veramente tanto. Qualcuno dicono: "Ma ce ne sono più grandi." Se sono più grandi ma sono benigni, tanto meglio che si curano su, non c'è neanche bisogno di fare terapia, si opera e via. Un maligno di 17 cm, di come l'ho avuto io, il mio era un disgraziatissimo maledetto, anzi, il mio è un disgraziatissimo maledetto desmoplastico piccolo di cellule tonde. Andate un po' a cercarlo su internet, è estremamente raro a livello mondiale. Questo non l'ho detto io, sono ignorante in materia. Questo hanno detto i dottori. Estremamente raro a livello mondiale. È una brutta, brutta bestia che cresce molto velocemente. La crescita veloce non so se è proprio del mio in particolare o proprio di questa, tra virgolette, razza di tumori. Questo non lo so. Però, insomma, a 31 anni sapere di avere il cancro, di un cancro così raro, così cattivo, non è che sia proprio il top, come penso che possiate capire. Quindi è stato il primo passo, quello più difficile è stato dirlo alla mia famiglia. La mia fortuna è stata che sui referti medici che mi hanno rilasciato avevo sbagliato, posso dire 17 centimetri, ha scritto 17 mm e ci ho giocato su, perché io conosco i miei, cioè noi conosciamo la nostra famiglia meglio di chiunque altro. Quindi cosa ho fatto? Gli ho detto in separata sede tutto, ma sempre, ma 1 settimana, 2 settimane, quello che ci voleva, vedendo che si stanno riprendendo dalla notizia precedente, e gli ho detto tutto, nel senso che all'inizio gli ho detto che era un tumore, e già lì ci sono rimasti, mamma mia, malissimo, ma è ovvio, un genitore non si vorrebbe mai sentire di una cosa del genere dal proprio figlio. Poi dopo
quando ho visto che si stavano prendendo, senza comunque quindi di conseguenza caricarli troppo di peso, gli ho detto che era maligno. E loro mi hanno detto: guarda, sono già interessante fare le ricerche. Che molti genitori, molte persone in generale non ci pensano, però effettivamente uno basta che va su internet e si ricerca. C'è scritto desmoplastico, vai a vedere, ti viene fuori tumore maligno. Cioè, però speravo che magari non lo sapessero, però forse è stato meglio così. Poi dopo, quando sono sorpreso anche da questo, che sicuro, gli ho detto anche le dimensioni, che oltretutto non potevo fare neanche più a meno in realtà, perché il dottore che mi ha trovato il tumore mi ha mandato dove sono ancora in questo momento a Milano, che è proprio un istituto in cui curano solo e esclusivamente queste cose, da quello che vi dice, è proprio specifico nei tumori, e questa è una gran fortuna, ovviamente. Sono stati loro a darmi queste informazioni sul fatto che sia così raro, che sia così aggressivo, mi hanno dato tutte loro le informazioni che ho. E io sono molto curioso, quindi ho fatto tante domande. Per quello che vi dico, se avete bisogno di informazioni sul mio, perché sugli altri non me ne intendo, sul mio fatemene. Se avete bisogno di sapere come funzionano le chemioterapie, fatemene, perché tanto sì, sono tutte diverse e tutto, ma bene o male vi posso spiegare il funzionamento, circa quali potrebbero essere le controindicazioni, cioè, a parte quello diranno anche i dottori nel caso doveste farlo, quello è il meno. Però se avete bisogno anche solo di parlarne, come sto facendo io adesso, scrivetemi senza problemi, che problema c'è? Siamo tutti sulla stessa barca e chi non c'è, vi auguro di non esserci mai, veramente, con tutto il cuore. Sta di fatto che io sono arrivato alla prima attacca con un contrasto prima, intendo, non prima, prima di entrare qui, che mi hanno trovato molto peggiorato, ma io stavo malissimo, ragazzi, io ero gonfissimo, non riuscivo a dormire, non riuscivo a camminare, soffrivo, ma per sofferenza intendo proprio che urlavo, sudavo, cioè era terribile, io, non so, io sono uno che regge abbastanza bene il dolore, eppure nonostante questo è stato veramente molto brutto, è stato veramente il periodo più brutto di sempre. Poi dopo, grazie, beh, ma questo dalla prima terapia in poi che ho fatto ne parleremo in un altro video, perché voglio spiegare tutte le terapie, tutte le chemioterapie che ho fatto, tutto quello che ho passato, anche a livello lavorativo, perché appunto io, come dicevo, lavoro, dico, lavoravo, adesso sono in aspettativa, ho fatto i 6 mesi di malattia, adesso sono entrato in aspettativa. Anche questa è una cosa che può essere molto utile a molti, casomai state lavorando e non sapete come fare, piuttosto che anche lì, ok, basterebbe informarsi, ma se volete ne parliamo anche insieme, non è un problema, ne parlerò comunque nel prossimo video, non c'è problema. A meno della mia situazione, chiariamoci, ovviamente. E, comunque, prima di entrare, ho fatto l'attacco. I ragazzi mi hanno trovato molto, molto peggiorato. Il tumore si è ingrandito, era entrato, mi pare, intorno ai 20 cm di massa totale. Voi dite 3 cm, non sono tanti. Per uno che se ne intende, sono tanti, sì. In un mese crescere così tanto sono veramente tantissimi. Sono veramente tanti, sì. E in più me ne è nato un altro nel lato opposto, sempre stessa zona, ma nel lato opposto, uno a destra, quello principale a destra, e l'altro nel lato sinistro. Quindi in un mese è veramente una situazione abbastanza critica. Infatti poi le cure poi le ho iniziate ad aprile, fine marzo, inizio aprile, una roba del genere. Ed ero arrivato lì in condizioni veramente pietose, io non mangiavo più, non, perché fondamentalmente il mio cancro cos'è che fa? Non è come gli altri che entra nei reni piuttosto che nell'intestino, piuttosto che si attacca alle ossa. No, il mio è più stronzo. In realtà più stronzo è come sminuire gli altri e non voglio fare questo. Il mio è particolare, diciamo così, ecco, la parola giusta. È particolare, nel senso che praticamente ti occupa la parte, nel mio caso appunto l'intestino, cioè l'intestino, l'addome, ma non entra, cioè li ricopre, forma questa massa che li ricopre anche i reni stessi e li schiaccia. È questo che fa, mi fa funzionare male, mi schiaccia, cioè, questo che fa il tumore che ho io in questo momento, purtroppo. Quindi per quello che non mangiavo più, perché comunque ero tutto pressato, quindi c'era poco spazio, mi faceva male. Quindi sono andato mega gonfio, mangiavo il nulla in tutta la giornata, letteralmente il nulla. E grazie a Dio, appunto, poi ho cominciato le terapie, sto molto, come potete vedere, sto molto meglio. In questo momento sto facendo chemioterapia, è il primo giorno di chemioterapia, come potete vedere, primo giorno del nono ciclo. Guardate, mio, vedete, sono attaccato a questo incredibile tubo lungo 502 metri. Questa è la macchinetta che fa funzionare tutto. Da qui passa il fluido, controlla che le gocce funzionano bene, vadano giù bene, eccetera, eccetera. Quella è l'ultima sacca per oggi, sono quasi le 9:30, penso, del mattino, una cosa del genere. Quella è l'ultima sacca per oggi. Allora, la sacca chimioterapica l'ho già fatta, dura anche poco fondamentalmente, più che altro è tutto quello che c'è dietro. Cioè, prima ci sono altri tipi di sacche, come ad esempio
l'idratazione che è questa, il cortisone, ce ne sono veramente un'infinità, l'antinausea, e voglia. Perché se fai solo la chemio durerà un'oretta, 2 ore massimo, ma massimo, per quello che faccio io, creiamoci. E tutto il resto che c'è dietro che è un'infinità, veramente, cioè è lunga come la fame. Però sono contento perché questa mi sta dando la possibilità di, tra virgolette, vivere meglio la mia vita. Comunque poi vi spiegherò tutti i processi, come sono andati, come sono andate le varie terapie, cosa ho passato nel mentre a livello di amicizie, perché non è facile, perché per starmi vicino non è facile, poi vi spiegherò perché. Non è facile a livello molto, non è per niente facile a livello lavorativo, sono completamente fermo, appunto sono in aspettativa. E per la mia famiglia anche, io cerco sempre di stargli vicino, ma capisco che loro molto spesso sono usciti in morale, perché vedere un proprio figlio a 31 anni che non ha mai avuto niente, avere questa cosa è veramente devastante per loro. È davvero, per un genitore deve essere una cosa devastante. Già io soffrire per loro, ma non posso immaginare cosa può essere un genitore per un figlio. Non posso. Non ho figli, quindi non posso saperlo. Vedo i miei genitori, ma non posso sapere quello che effettivamente provano, quello che pensano, eccetera. Perché a volte sicuramente si trattengono per me, perché sanno, perché comunque il fattore psicologico in questi casi è fondamentale. Cioè, se voi vi demoralizzate roba del genere, come abbiamo detto tutti i dottori, questa cosa, le difese immunitarie si abbassano, e di conseguenza questa cosa fa quello che vuole, dilaga, fa quello che vuole fondamentalmente. Quindi bisogna sempre cercare di stare su di morale. Non è facile, ma bisogna. Quindi i genitori molto spesso fanno finta di niente, poi magari ne parlano fra di loro, ne piangono fra di loro tutto quanto, però davanti a te non ti dicono niente o quasi. Sono molto contento di essere qui ancora perché sono veramente dei grandi questi qui. Mi trattano strabene e sanno fare esattamente il loro lavoro, cioè sono veramente professionisti, c'è poco da fare. E poi il trattare bene è una cosa secondaria che ci dovrebbe essere sempre dappertutto, specialmente per quelli con le nostre condizioni. Comunque, questo primo video è finito. La prossima volta avrò altre cose per parlare, come vi dicevo, di lavoro, amicizie, prima chimioterapia, come è andata, i miglioramenti, cose del genere, e così via dicendo, fino ad arrivare alla nonna, cioè quella che sto facendo adesso, che è l'ultima, e poi vi dirò bene come è andata a finire o meno. Non vi spoilerò nulla, io so già come andrà a finire perché me l'hanno già detto, e non vi spoilerò nulla, ve lo scopriremo un pochino alla volta, un passo alla volta. Grazie dell'attenzione. Davvero, se vedete questo video sono contento, se non lo vedrete tutto, non fa niente, non posso darvi torto, io l'ho fatto appunto per sfogarmi. Se avete domande da fare, fatele senza problemi, se posso vi rispondo. Tante care cose, non vi auguro assolutamente quello che ho. In bocca al lupo per tutto, ragazzi e ragazze. In bocca al lupo. E per favore, un ultimo favore, fatevi un controllo. No, non ve lo dico, io non vi posso imporvi niente, vi ho consigli. Ve l'ho detto, io sto bene, poi mi è successo tutto questo. E quando un tumore comincia a fare male, è perché molto spesso, non sempre molto spesso, è troppo tardi poi per curarlo. Ed è proprio vera sta cosa, quindi fatemi un controllo di mezz'ora, di un'ora, non conta niente. Un 8 ogni 6 mesi, un 8 ogni anno. Se siete due spendere 100 euro, fa niente. La vostra vita vale molto di più di mezz'ora, un'ora, io vale molto più di 100, 150 euro, che siano forse anche meno, non lo so. Perché da quando sono con queste condizioni ovviamente ho delle agevolazioni che non pago nulla praticamente queste cose mediche. Quindi per favore, fate un controllo. È una cosa che vi dico proprio da, tra virgolette, amico, non ci conosciamo, ok? Però perché mi preoccupo per voi, fondamentalmente. Non voglio che qualcun altro passi quello che sto passando io, quindi, ok? Poi fate quello che volete, la vita è vostra. Questo è solo un consiglio. Ciao ragazzi, ciao ciao.